Da un orecchio sento Murigno, 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 dall'altro sento Conte, 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 poi guardo in faccia la realtà e vedo Sexy Luciano. Quindi la realtà è quella che conta poi, fin dei conti. Fatto sta è che aleggiano, aleggiano sulla, su, sulla E in casa nerazzurra. Questi nomi, questi nomi costantemente. A quanto pare ci sono stati dei veri e propri contatti con il signor José Mario Dos Santos Félix Mourinho, che ricordiamo ha trionfato all'Inter. Per chi non lo sapesse, ha vinto un po' di roba, cioè tutto. E, e, è una suggestione, questa è una suggestione. Nata a quanto pare da Moratti, che avrebbe consigliato a Zang Junior, cioè quando mette bocca Moratti, per quanto io gli voglia bene, però ho sempre paura, ho sempre paura, sto sempre sul chi va là, chi è che va là, sto sempre sul chi va là. Però, però sembrerebbe che veramente ci siano i presupposti, ci siano i presupposti per portarlo, per portarlo all'Inter. Infatti lo stesso José ha detto proprio pubblicamente, l'ha spiattellato ai 7:20, si, si, si è autocandidato dicendo che io sto cercando un club in stile Inter dove voglio sentirmi a casa, dove voglio sentire l'amore, l'amore. Molto romantico José, poi io che sono come lui, romantico, sento, se, sento forte questo legame. E quindi José, José potrebbe, potrebbe, potrebbe veramente essere il successore di Spalletti, anche se, anche se, come dicevo, Dall'altro, José, 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 dall'altro Antonio, 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 dall'altro lato c'è Antonio Conte, lui resta in pole position perché Marotta, eh, Marotta vuole, vuole, vuole Antonio Conte, c'è poco da fare, poi alla fine si, si andrà a vedere c'è una frenata per quanto riguarda l'ingaggio, si parla di 9 milioni su una richiesta abbastanza consistente, Giuse non è che ci verrebbe gratis all'Inter a al mio modo di vedere però boh, staremo staremo a vedere, però la tifoseria è anche divisa sia su, sia su, su, su uno che, che sull'altro perché parliamoci chiaro, venisse Giuse Murigno, è un discorso che abbiamo fatto e rifatto eh, appartiene alla storia ha fatto bene però è in una fase calante. Parliamoci chiaro, è in una fase dove ovviamente non ha quei giocatori, perché poi in campo ci vanno i giocatori, non è che ci va lui e poi lasciatemi dire che José. Ma anche Antonio Conte, poi alla fine siamo lì. José è un allenatore che è bravissimo, è un condottiero, però deve essere ascoltato dai propri giocatori. Se c'è un polpo Pogba della situazione e in casa Inter ce ne sono di polpo Pogba da gestire. E se te ne metti contro, l'allenatore subito lo fanno fuori, eh, lo fanno fuori tranquillamente. Perché ripeto, vanno a giocare i calciatori. Bisogna vedere, bisogna vedere. Abbiamo dimostrato un po' adesso che non è che sono soli i giocatori a comandare, l'abbiamo dimostrato con una mossa un pochettino funesta, chiamiamola funesta, anche se poi alla fine è sempre stata una decisione presa dallo spogliatoio che si è, eh, si, è, ehm, si è andata a ripercuotere sulla società, ma alla fine se la vogliamo andare a vedere è sempre una decisione che, che, si, è dallo, che si è presa dallo spogliatoio, parliamoci chiaro, per cui non lo so, non lo so, non lo so. Dall'altro lato Antonio Conte, Antonio Conte con trascorsi bianco neri. Però, queste cose, sì, tutti li parlano e parlano di lippi, lippi, lippi. Ma io credo che Conte sia, sia un professionista, come lo stesso Marotta. Se lo paghi, lo paghi bene. Lui viene all'Inter, lavora professionalmente e, e, e lavora bene. Lasciatemi dire che lavora bene. Io sono, sono più... As io seguo maggiormente questa voce, questo quest istinto qua, quello di portare conte, ma già lo sapete perché bisogna aprire un ciclo tutto nuovo: un ciclo tutto nuovo. E, e José Mourinho malgrado sia stato il meglio, perché il meglio, ma appunto quando, quando hai il meglio hai raggiunto tutto con il meglio. Io voglio che resti lì, resti storia per quel che mi, mi riguarda, però. Come, eh, come ho iniziato, guardiamo in faccia la realtà: la realtà è che in panchina c'è Spalletti e Spalletti ci ha portato in Champions e Spalletti al momento eh, detiene la terza posizione, e in linea con gli obiettivi. Non vorrei che alla fine queste fossero tutte chiacchiere e che magari lo stesso Luciano mm, venga riconfermato. Per carità, io non è che ce l'abbia con Luciano, assolutamente no. Anzi, mi sono anche affezionata, Luciano, alle sue, alle sue conferenze, con quella politica, con quella filosofia, con quel filosofeggiare, mi sono anche affezionata. Però, come ho già detto, se vuoi ambire, se vuoi ambire a qualcosa in più adesso devi alzare l'asticella. E ottimo, ottimo quello che ha fatto Luciano sin ad ora ma abbiamo bisogno ancora di qualcosa in più. E mm. quando hai un giocatore forte, ma nonostante sia un giocatore forte, ti serve proprio il top player per fare la differenza. È così, è così. Per cui, per cui io spero, spero che uno di questi due nomi citati poi alla fine dei conti arrivi in panchine e sono maggiormente spinto dalla suggestione Antonio Conte. fatemi sapere cosa. Ne pensate voi? Commentate, likeate, iscrivetevi al canale. E niente. Amala sempre, comunque, dovunque. Perché siamo l'FC internazionale. Un grande abbraccio da Nesca. Se ancora non l'hai fatto, lascia un like alla mia pagina Facebook. Iscriviti al canale YouTube. E seguimi su Instagram.